Ciao, benvenuti sul canale Life After Life. Io sono Roberto. Questo canale tratta la psicofonia. Questa sera, in sessione privata, cerchiamo una bisnonna di nome Maria, la bisnonna di Francesca. Nonna Maria, come potete immaginare, bisnonna, è una donna di altri tempi, a tutti gli effetti. Una donna con le sue paure, le sue debolezze, ma allo stesso tempo forte come il ferro, ma dolce e fantasiosa. Una classe 1904, purtroppo passata oltre il 14 febbraio del 1984. Questa sera farò inoltre un esperimento, lo dico subito perché altrimenti dopo mi dimentico. Farò un esperimento per cercare di far salire le energie e far sì di ottenere un contatto più chiaro. Francesca, su mia proposta, ha registrato un file audio con la sua voce, dove lei parla e si rivolge alla sua nonna. Si rivolge alla sua nonna direttamente a lei. Così io lo metterò in riproduzione durante la sessione, sperando che questo audio, questa voce di Francesca, della nipote, possa in qualche modo invogliare, spronare un po' Nonna Maria a dare prova della sua vita nel mondo spirituale. Beh, io ora vi lascio, sperando che Nonna Maria sia qui con noi, vi lascio il video. Buona visione. Ciao. Buonasera a tutti, paride, spirito guida mio, mamma, papà, nonna. Un abbraccio a tutti gli spiriti di supporto. Con il permesso di nostro Signore Gesù, chiedo la presenza e la protezione dell'Arcangelo Michele affinché questa sessione sia immersa nell'amore e nella pace. Chiedo l'intercessione di tutti gli spiriti buoni per avere un contatto, se possibile, con una bisnonna, la bisnonna di Francesca, Maria. La bisnonna di Francesca si chiama Maria. Nonna Maria è nata il 1 maggio del 1904 ed è andata oltre, si è disincarnata. Scusate, è andata oltre e si è disincarnata il 14 febbraio del 1984. Nonna Maria aveva una particolare dote quando era qui sulla terra. Chiedo a tutto il mondo spirituale e a tutti gli spiriti buoni un aiuto affinché Nonna Maria possa lasciare un messaggio per la nipote Francesca che ha chiesto il mio aiuto. Francesca, sua nipote, vorrebbe ricevere qualche messaggio dalla nonna. Ha lasciato lei stessa un audio messaggio per Nonna Maria. Francesca vorrebbe sapere come sta, se vive nella luce. È possibile avere un contatto con Nonna Maria per Francesca che la sta cercando? Certo. Nonna Maria è arrivata. Potreste per favore
dire il suo nome, Maria, così io capisco che Nonna Maria è pronta per comunicare. Potreste farmi questa cortesia? Allora, mi sembra di aver capito che avete detto di sì. Allora, io aspetto di sentire il nome Maria, così siamo sicuri che Nonna Maria è presente e sente la mia voce. Nel frattempo, come ho anticipato prima, faccio ascoltare questo file audio che la nipote Francesca ha registrato. Per sua nonna Maria. Lo metto in riproduzione, così nonna Maria, se ha la possibilità, lo può sentire e può sentire direttamente la voce di sua nipote Francesca. Ciao nonna Maria, come stai? Ho chiesto a Roberto di cercarti perché volevo avere qualche notizia su di te. Volevo sapere se per caso eri nella luce. Tu, nonna, sei nella luce, stai bene? Sai, mi capita di vedere molto spesso dei cuori, soprattutto quando sono triste. Sei tu, nonna, che me li fai vedere? Volevo farti sapere che io sto bene, che ti penso molto e spero che mi pensi anche tu. Ti mando un abbraccio grande e stammi tanto vicino. Francesca, come è comprensibile, si è emozionata nel parlare con la sua dolce nonna. Nonna Maria è arrivata vicino al punto di contatto, paride. Puoi aiutarmi un attimo con questa sessione? Viene giù? Mi dite quando è arrivata allora? Vi ringrazio. Nel frattempo, paride, mi puoi dire in quanti siamo qui, quanti siete qui ad aiutarmi? Quanti spiriti buoni ci sono qui in mia compagnia? Il cerchio è 23. 23. 23? Eh già. Intorno a me. Grazie mille. Grazie, siete gentili. È arrivata Maria? È arrivata? Pare di sì, sembra che sia arrivata. Sei qui, Maria? Maria, sei qui fianco a me? Sei vicino a me? Potete dire il suo nome, per favore? Potete dire Maria, per piacere, se è qua? Sei qui con me? Sei qui con me, Maria? Your comment, please. Dove ti trovi, Maria? In questo momento, Maria, dove ti trovi?
to show you, man. Nonna Maria, se ascolti la mia voce, io sono Roberto. Francesca, tuo nipote, vorrebbe sapere se vivi nella luce. Puoi dire a tuo nipote Francesca se vivi nella luce, nonna Maria? Vivi nella luce tu? Nonna Maria, ascolta. Tu ora sei felice dove vivi in questo momento? Sì, è felice. Ti ricordi di che cosa avevi cura, tantissima cura, quando eri incarnata qui sulla terra? Te lo ricordi, nonna Maria? Cos'è che curavi tantissimo quando tu eri qui sulla terra? Me lo puoi ripetere più forte per piacere, che non ho capito. Quando Francesca è triste, gli capita di trovare dei cuori mentre fa i mestieri in casa, mentre passeggia, mentre passa la sua giornata, diciamo. Gli capita di trovare dei cuori un po' ovunque. Ascolta, nonna Maria, Francesca mi ha pregato di chiederti se sei tu a lasciare questi cuori, per far capire a Francesca che tu sei vicino a lei. Sei tu che lasci questi cuori, che fai in modo che Francesca trovi questi cuori? Quando tu eri qui sulla terra, nonna Maria, avevi un dono, avevi una particolarità che importante. Ti ricordi di che cosa stiamo parlando? Qual era il tuo dono di quando eri qui sulla terra? Un qualcosa che aiutava le persone. Riesci a dire, per favore, come prova di questo contatto, qual era questa particolarità che faceva di te una donna pressoché unica nel tuo paese? Ma non avevo una. Puoi far capire a tua nipote Francesca com'è il luogo dove tu vivi? Puoi dire a tuo nipote che cosa si vede nel luogo dove tu sei ora in questo momento, dove tu vivi? No, 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 no.
Che cosa ti piaceva fare quando eri qui sulla Terra? Tutti noi abbiamo un hobby, un qualcosa che ci interessa di più di altre cose, che ci fa passare il tempo piacevolmente, che ci aiuta a passare anche momenti difficili, a distogliere il pensiero da pensieri brutti o poco piacevoli in ogni caso. Amavi fare qualcosa in particolare, Nonna Maria, tu quando eri qui sulla Terra, per distrarti un po'? Che cosa ti piaceva fare, Nonna Maria? Sai, I ferri. Bene, nonna Maria, siamo arrivati al momento dei saluti, sai, nonna Maria, e dei ringraziamenti da parte mia per esserti spinta qui no, fino qui giù e aver lasciato queste prove della tua esistenza e vita nel mondo della luce. Nonna Maria, io ti ringrazio tantissimo, ti ringrazio tantissimo, ti porto i saluti e tanti abbracci e baci da parte di tuo nipote Francesca e i miei ringraziamenti per aver parlato con me. Prima che io chiuda questa sessione, vuoi lasciare un messaggio per tuo nipote? Vuoi mandare un saluto a tuo nipote? Grazie.